sulla vostra poltrona, sorseggiando una tazza di tè caldo. Fuori piove, le nubi sono dense e scurissime, e ad un certo punto un lampo squarcia il cielo notturno, proiettando lunghe ombre scure nella vostra stanza. Wow, non vi verrebbe voglia di scoprire come questi fenomeni, i fulmini così affascinanti, si generano? Beh, proverò a spiegarvelo io. Innanzitutto, affinché un fulmine si possa generare, abbiamo bisogno della presenza di cariche negative all'interno della nube temporalesca. Ma come si formano queste cariche negative? Beh, grazie allo sfregamento dei piccoli cristalli di ghiaccio presenti all'interno della nube temporalesca. Beh, ma poi per formarsi il fulmine abbiamo bisogno che queste cariche si scarichino al suolo. E come possono farlo se per farlo devono attraversare uno strato d'aria che sappiamo essere un isolante? Beh, a tal proposito, infatti, deve esserci qualcosa che funga da apripista, ovvero sia una cosa chiamata scarica guida, che è ben visibile con speciali telecamere subito prima di un lampo. Queste scariche guide altro non sono se non canali di particelle cariche che partono dalla nube e procedendo a zigzag si dirigono verso il suolo. Tuttavia, abbiamo bisogno di due scariche guida affinché il fulmine si possa generare. Una che parte dalla nube e va verso il suolo e una che dal suolo si innalza verso la nube. Nel momento in cui queste due scariche guida si incontrano, allora l'autostrada elettrica per le cariche della nube è aperta e queste sono libere di scaricarsi al suolo. Tuttavia, sappiamo anche che più di una scarica si muoverà lungo questa traccia, lungo questo canale formato dalle scariche guida. Ed è questa molteplicità di scariche che genera quel fenomeno di luce stroboscopica che vediamo sempre durante un lampo. Ed è degno di un film horror, vero? Ma come si generano queste scariche guida? Non vi ho detto nulla al riguardo. Beh, perché in effetti non si sa molto a tal riguardo. Si sa solo che le forze generate tra la nube e il suolo non sono abbastanza forti da poter innescare la formazione di queste scariche guida. E allora perché si formano? Beh, c'è una teoria molto interessante secondo cui forse queste scariche guida potrebbero ricevere un piccolo aiutino cosmico, ovvero sia le particelle cariche provenienti dal profondo universo potrebbero dare il calcetto iniziale affinché questa scarica guida abbia inizio. E invece quel rumore di tamburi infernali che sentiamo sempre quando vediamo un lampo? Quello è il tuono. E sapete perché si verifica il tuono? Beh, perché nella zona del fulmine le temperature raggiungono valori elevatissimi, 5 volte superiori quelli della superficie solare. È tantissimo! E questo fa sì che l'aria intorno al fulmine si espanda rapidamente, e così rapidamente da creare un'onda d'urto e quindi un suono potentissimo, il tuono.